La carne è tenerissima. Guardate che roba. Masterchef. In cucina con Masterchef, come ben sapete sono lo chef più amato dalle italiane. Non sono bello, piaccio. Questa sera facciamo una ricetta vegana. Abbaffo. Voglio riportarvi agli anni 80 con un bel filetto al pepe verde e lo faccio come pare a me, come tutte le volte. Quindi presentazione degli ingredienti, poi vedrete le quantità come sempre alla fine del video in una bella schermata, bella, piace a me. Partiamo subito, bando alle ciance, ciancio alle bande. Filetto al pepe verde, carne di ottima qualità di manzo, io li ho già legati, ok, con uno spago alimentare. Poi abbiamo farina, abbiamo delle crespelle al prosciutto che non c'entrano con la ricetta, ma sono quelle di Dalila. Panna fresca, non quella da cucina, ma panna fresca. Burro chiarificato, sale di Maldon, pepe verde in salamoia perché serve anche per insaporire il piatto e per la sapidità. Io ho creato un'alternativa, utilizzo una grappa barricata invecchiata 18 mesi per andare a sfumare la carne. Per la ricetta servirà anche una bella bottiglia di Amarone, riserva, gentilmente offerto dal mio grande amico Roberto, quindi alla tua. Non serve per la ricetta, serve a me per la mia felicità. Procediamo con l'esecuzione della ricetta, iniziamo a mettere un po' di farina nel piatto, filetti dentro, io li infarino oltre che da entrambi i lati anche un po' sul lato. Se vi state chiedendo perché serve questo processo, a parte il fatto che sono cazzi miei, ma... farina in eccesso via nel piatto, questa farina qua gliela do a Dalila e basta, fine del cinema. Utilizzo questa padella qua, voi come sempre utilizzate un po' la padella che vi pare. Iniziamo a mettere il burro, fiamma medio-alta, lo facciamo sciogliere bene. Certo che l'amarone è proprio un vino della Madonna, provatelo. Allora, i miei filetti sono almeno due dita delle mie, quindi sono belli alti, non fate carpacci, quindi circa un minuto per lato, fiamma bella alta, andiamo a chiudere i succhi. È importante non bucare assolutamente la carne con forchette, coltelli o quant'altro, vi aiutate magari con un cucchiaio a rigirarli, perché così i succhi rimarranno all'interno. Non chiedetemi come va fatta la cottura, perché appunto non siamo vegani, la cottura del filetto al pepe verde deve essere rigorosamente al sangue. L'effetto deve essere questo, ha fatto una bella crosticina, adesso rosoliamo il lato inferiore, dopodiché andremo a chiuderla anche intorno. Rosoliamo anche il contorno dei nostri filetti in questo modo, io mi aiuto con una pinza in silicone. Mia figlia piange perché ha già fame e vorrebbe già mangiarli. Cosa è successo? Si è rotto, il cassello. Togliamo i filetti dal fuoco, andiamo a farli riposare al caldo, magari mettiamoci sopra un coperto. Qua si è sfaldato, ma non importa, poi vado a tagliare lo spago, ce lo mangiamo comunque. Ora, momento magico. Allora, nella ricetta originale degli anni 80 utilizzavano brandy o cognac. Ho guardato la bottiglia e ho detto, lo brandy? No, non lo prendo. Ma che cazzo dici? Ho preso la grappa, quindi questa è una figata, ce l'avevo già a casa. E andiamo a sgrassare praticamente il fondo. Lasciamo sfumare la parte alcolica. Vado dentro con un cucchiaino di pepe verde con un po' di salamoia perché serve anche per la sapidità del piatto. Fiamma media dentro con la panna, la facciamo ritirare, dopodiché un bel cucchiaino di senape e ci siamo. Guarda che questa scotta tantissimo, Non mi brucio io. Aspettiamo che la panna fresca diventi un po' più densa, quindi che si amalghi, insomma, che si uniscano bene tutti i sapori, dopodiché andremo ad inserire i nostri filetti. Anzi no, prima ci mettiamo un bel cucchiaino di senape di Digione. Anche io voglio mescolare. No, tu stai attenta perché c'è mescola, poco. Mescola, vai. Devo fare una pappa vera. Una vera? Sì, una pappa per pappa che la mangi. Dalila, cosa stai facendo? Stai cucinando. Per chi? Fai un sorriso qua e saluti. Sì. Bene. Quando inizio a fare queste bolle io vado dentro con un bel cucchiaio di senape di Digione. Io utilizzo quella di Digione perché è leggermente, diciamo, piccantina, no? Poi potete utilizzare un po' la senape che vi pare, io utilizzo questa. Dentro con i nostri filetti. Papà, anche io voglio mescolare.
No. Per favore. Dentro con i nostri filetti. Mettilo via, mettilo. Bravo. Scaldiamo ancora un minutino per lato e ci siamo. Ecco la mia carne, quella. Una volta che è passato un minuto per lato, la cottura al sangue sarà perfetta, la consistenza è questa. Fallo tu, pronti? Fallo tu. Piano, piano, piano Dalila, mi raccomando. Vai Dalila, andiamo a nappare i filetti con la panna da cucina, guarda che roba. Se non ci fossi tu Dalila, guarda, non so. La carne è tenerissima. Così tenero che si taglia con un grissino. Guardate che roba. Prova del 9. Sono vicino a te, papà. Ragazzi, è un burro, un sapore unico. È una ricetta semplice. Ci vogliono 10 minuti praticamente a fare tutto. Provatela. Fatemi sapere nei commenti quali ricette volete vedere nei prossimi video. Ditemi come vi è venuto. Ciao. Dovevo presentare gli ingredienti, dovevano sparire, non sono spariti. Esatto, però non mi sono permesso di... Blocca. Prendila, prendila, papà. Mamma mia, che...